Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere una cosa che ho scoperto perché ho comprato questo oggetto molto bello sul mercato cinese e ci ho messo un sacco di tempo per capire come configurarlo, anzi avevo addirittura paura che sui dispositivi italiani non funzionasse. Stavo parlando della stampante Xiaomi Mijia Pocket Printer. È un oggetto molto molto carino, è una stampante portatile Bluetooth, ha le dimensioni più o meno di uno smartphone, di una power bank, è tascabile, completamente tascabile, si collega Bluetooth ai dispositivi Android, anche Apple, e si montano delle cartucce con dentro dei fogli più o meno da 2x3 pollici, quindi parliamo di pochi centimetri, credo sia un 7x5, non di più, e stampa delle foto molto carine tipo questa, effetto. Poi ovviamente la natura dell'immagine cambia, potete mettere i filtri e balle varie, però il mio problema principale, ed è il motivo di questo video, è capire come collegarlo al telefono, perché essendo un dispositivo di origine cinese e avendo un libretto di istruzioni in cinese, credetemi che le difficoltà non sono state poche. E, tant'è che sono arrivato al punto di sospettare che in Italia questo dispositivo non funzionasse. Vabbè, facciamola breve. La prima cosa che dovete fare per poter far funzionare questo dispositivo è scaricare un'applicazione che è la Xiaomi Home. In Italia è disponibile gratuita sia sul Play Store che sull'Apple. E vi dovete, se non avete un account Xiaomi, vi dovete registrare con l'account Xiaomi, e non è obbligatorio avere un telefono Xiaomi, questo è un LG, io ho uno Xiaomi che funzionano entrambi, ma per riuscire a farlo funzionare ho dovuto lavorare un po'. Allora, la prima cosa che dovete fare è accendere il dispositivo, evidentemente. Sì, per accenderlo bisogna tenere premuto qualche secondo, inizieranno a lampeggiare le due lucette. Il primo è del Bluetooth, il secondo è effettivamente della connessione. Qua abbiamo per sbloccare il telefono, per poterlo collegare al telefono ovviamente bisogna avere il Bluetooth collegato, e questi sono i primi due passaggi. Seconda cosa, scaricare l'applicazione di Xiaomi, questa qua, e adesso vengono le dolenti note, perché nonostante tutti i tentativi che avevo fatto non riuscivo a fare il pairing con questo apparecchio, finché non ho letto un trafiletto di un forum in inglese dove spiegavano come fare, e allora ve lo spiego anche io. Allora, la prima cosa che dovete fare è andare nelle impostazioni e impostare come regione la Cina. Diversamente non funzionerà, non solo non funzionerà, ma non riuscirà nemmeno a trovarvi il dispositivo. Quindi impostate Cina, e poi quello che effettivamente mi aveva fatto impazzire è impostare la lingua. Se impostate la lingua in inglese, automaticamente funzionerà. A questo punto dovete fare l'accoppiamento tramite My Device, e potete farlo o manualmente oppure trovando i dispositivi in zona. Lui adesso farà una ricerca, e il problema è che lui adesso non me lo trova perché questo dispositivo è già stato accoppiato, quindi vi troverà il dispositivo vicino. Andate avanti nell'accoppiamento, quindi date sempre ok a tutto quanto, e a un certo punto riuscirete a trovare il dispositivo vero e proprio. A questo punto lo colleghiamo, una volta che l'avete trovato verrà collegato tramite il tasto Connect. Qui iniziano a comparire delle lucette diverse, perché adesso la luce Bluetooth è fissa, la luce di connessione non è più gialla ma è bianca, ed ecco qua, adesso è in stand by, in perfetto funzionamento. Dopodiché, vabbè, qui ci sono tutte le varie, come dire, impostazioni dell'applicazione, ma sono abbastanza banali. Da qui si stampa la foto, può essere o una foto che acquisite direttamente con la fotocamera, oppure una foto che avete in galleria. Ecco, l'unico dettaglio che ho notato, per esempio questa, se volete stampare questa qua, si va poi in edit e si possono impostare i bordi, i tagli, fare un effetto Polaroid, così molto carino, per cui vi lascerà un bordino bianco sul fondo,
oppure si possono applicare dei filtri colorati, quindi bianco e nero, seppia, piuttosto che mille altre cose, enhance, e qui si fanno tutte le altre modifiche del caso. L'unica cosa che ho notato è, che infatti un po' mi dispiace da questo punto di vista, bisognerà capire come venirne a capo, è che il sistema riconosce soltanto le foto che sono contenute nella galleria. Quindi per chi ha svuotato la galleria per questioni di spazio, quindi ha poche foto, ma tutte le altre foto per capirci ce le ha, per esempio per chi ha un dispositivo Android ce le ha nel Google Foto, che sono molte di più, questo potrebbe essere un po' un problema perché bisogna andare a salvarle nuovamente nel dispositivo, perché l'applicazione di Xiaomi non va a pescare le foto da Google, dalla fotocamera, da Google Foto, ma solo dalla galleria. E nella galleria, se avete appena svuotato il telefono, magari non c'è niente. Questo è tutto, quindi ricordatevi che il trucco per poterlo accoppiare è mettere la lingua in cinese. Cioè, mettere regione cinese e lingua in inglese. Ciao a tutti!